Pubblico questo breve video perché sono arrivati alcuni commenti in cui si ipotizza che la nave sia arrivata ad incagliarsi a 100 metri dal porto del Giglio per pura fortuna o bontà divina e non per le abilità marinare del comandante Schettino. La sequenza che vedrete adesso è tratta dalla scatola nera. C'è la voce del comandante Schettino che dà indicazione perché la nave si incagli davanti al porto del Giglio per ridurre al minimo i rischi. Comandante, dagli atti processuali e anche dalle informazioni mediatiche risulta che lei diede in ritardo l'ordine di emergenza generale e ancora più in ritardo l'ordine di abbandono nave. In quei drammatici momenti di gestione dell'emergenza, valutai che fosse impossibile effettuare l'appello dell'intera comunità di bordo. Sarebbero occorsi tempi di cui non disponevo, così come disporre che le scialuppe fossero calate a tanta distanza dalla terra implicava rischi enormi. Pertanto, decisi di assecondare lo scarroccio, far avvicinare la nave al basso fondale, incagliarla e renderla inaffondabile. E solo allora disporre il servizio spola fra la terra e la nave e la nave e la terra, finché non fossero sbarcati tutti. Qualora la nave non si fosse abbattuta, la mia strategia, la mia scelta, si sarebbe rivelata una scelta opportuna. Si può evincere che fu una mia decisione netta di far adagiare la nave sul basso fondale. È stata comunicata alla capitaneria di porto, mi rispose proprio De Falco, nessuno obiettò la mia scelta di far adagiare la nave sul basso fondale, è stata confermata da De Falco allo stesso processo che ho fatto bene a fermare prima la nave e dopodiché a mettere le scialuppe in acqua, e dalla scatola nera si evince che questa è stata una mia precisa decisione. Quanti metri ce l'abbiamo in acqua sotto? Sono 23 metri per 13, no, 100, no, là. Quanta acqua abbiamo? Oppa, 13 metri. Sotto la griglia 13 metri, guardate. L'importante è che poi ce ne andiamo ad aggiare qua, vedi? Si è incagliata a circa 200 metri dalla costa, rendendo comunque più semplici le operazioni poi di trasbordo delle persone, perché la distanza dalla costa era così ridotta che ha consentito appunto di portare in salvo le persone in un tempo molto ridotto e sicuramente più tempestivo se la nave fosse stata e l'incidente poi si fosse sviluppato a largo ovviamente. Se si fosse sviluppato a largo la nave sarebbe andata a picco. Non sappiamo cosa sarebbe accaduto, sicuramente non sarebbero state così semplici le operazioni di trasbordo a terra, però quello che noi rimane adesso è che più di 4.000 persone sono state tratte in salvo. Al momento dell'incidente a bordo c'erano 4.232 persone fra equipaggio e passeggeri. I morti sono stati 32, i sopravvissuti 4.200. Se Schettino non fosse riuscito a portare la nave sugli scogli dell'isola del Giglio e questa fosse affondata in mare aperto, il numero delle vittime sarebbe stato lo stesso?